Amici di Battista 70 Phone, oggi ho il piacere di presentarvi il nuovo OnePlus 5 in colorazione Soft Gold che sarà in vendita dall'8 agosto ad un prezzo di 499 euro. In questa conformazione abbiamo 64 giga di memoria interna e 6 giga di RAM. Rimangono inalterate tutte le caratteristiche tecniche che ben conosciamo. Devo dire che questa colorazione è davvero molto molto elegante. Andiamo a vederlo da vicino. Sul frontale è bianco, tutti i vari tasti, i vari sensori sono collocati sempre nelle medesime posizioni che ben conosciamo. Insomma, devo dire che è davvero molto elegante. Ha sempre la stessa velocità di utilizzo, non ci sono assolutamente rallentamenti. Devo dire che l'abbiamo utilizzato in questi 2 giorni, avendolo appena ricevuto, e funziona egregiamente. Non abbiamo notato particolari blocchi o difficoltà alcuna. Ribadiamo quello che abbiamo ribadito per il modello che abbiamo testato qualche giorno fa. Noi avevamo testato il modello con 128 giga di memoria interna e 8 giga di RAM e abbiamo riscontrato bene o male le stesse caratteristiche. A livello velocità non si nota differenza, perché 6 giga, 8 giga comunque su una ROM praticamente stock, devo dire che sono sufficienti. Stesso display, stessa risoluzione, colori a mio modo di vedere un po' saturi, anche se devo dire la verità, su questo colore si nota un po' meno, diciamo, la saturazione del colore. Vuoi che magari ci siano i bordi bianchi, dà un'impressione di uno schermo un pochettino più equilibrato. Sì, è vero, il rosso è sempre tendente all'arancione, ma forse per i bordi bianchi la saturazione è un po' meno evidente. Infatti anche qua non si nota così tanto la saturazione del colore. Insomma, è veramente un bello in questa colorazione, ci è piaciuto. Ora non stiamo a ribadire le stesse cose che abbiamo detto per l'altra versione, anche perché saremmo ripetitivi, la fotocamera è la medesima, adesso è stato implementato lo stabilizzatore digitale anche per il 4K, ci riserviamo di testarlo in maniera più approfondita nei prossimi giorni, ritesteremo un po' l'audio in chiamata, dato che era risultato non molto pulito nel precedente smartphone, ma ci è stato detto che comunque altri modelli non hanno riportato la stessa problematica, per cui ci riserviamo di riprovarlo nei prossimi giorni. Niente, dai, per queste erano solo, diciamo, prime impressioni e volevo farvi vedere il terminale in tutta la sua bellezza. Fondamentalmente, alla fine, ripeto, 2 giga di RAM in meno e cambia il colore rispetto al modello che abbiamo provato. Le ROM sono sempre in aggiornamento, le Oxygen, per cui sì, si possono riscontrare qualche lieve differenza nell'utilizzo di tutti i giorni. Però, insomma, fondamentalmente, ripeto, è un terminale dal colore, a mio modo di vedere, molto gradevole. A noi è piaciuto e aspettiamo le vostre impressioni. Un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.